Capì che ti sei fatto vecchio, non fanno più per te le ragazzine. Prova a guardarti un poco nello specchio, te la vuoi dare una regolatina, ma non ti accorge come fai fetecchia quando cerchi di far giovanottino. Fai orecchie di mercante, allora ti dirò 3-4 paroline e ti convincerò. Oh, Capì. Ti ha mai visto Filomena? Che la bionda ai 16 anni, quando ti alzi la mattina, con la tosse e con l'affanno. Ti ha mai visto Margherita, quella super maggiorata, quando senti la partita, sul divano addobbecchiato. E ti ha visto Carmelina, quando resti dentro al letto, con l'artrosi cervicale e qualche altro doloretto. Invitiamo sti ragazze a venire un po' da noi per vedere al naturale che bel maccio che tu sei. Che c'è non ti conviene di sentire, è comodo per te, fa finta niente, ti infili il pantalone per uscire e lascia a casa tutte scassamente. Ma io non mi sto zitta, che ti credi che te ne faccio andare impunemente? Io già tengo un'idea e la realizzerò, e adesso viene a mente. Domani che farò? Oh, Capì. Voglio dire ad Antonietta che ci fa una visitina quando navighi in mutande la domenica mattina. Poi telefono a Rosaria e le dico di venire per sentirti quando russi, che è impossibile dormire. Voglio dire a Concettina che la sera quando balli passi mezzo pomeriggio per tagliarti tutti i calli. Invitiamo sti ragazze a venire qui da noi per vedere al naturale che bel maccio che tu sei. Qualche foto in calzini e canottiera, mentre con lo spazzolino ti pulisci la dentiera. Forse allora le ragazze, se verranno qui da noi, capiranno finalmente che bel maccio che tu sei. Capiranno finalmente che bel maccio che tu sei. Che bel maccio che tu sei. Signore e signori, vi presento Ovolacella. Sì, tu! Guardate, principale, prima che parlate, la coppia non ne ami. E chi è? La coppia sole. La coppia ami? E perché? E perché? Perché io voglio sapere una cosa a te. Ma quando mai tu sei venuta così a ambressa la più ristorante? E non è colpa mia, ieri sera mia moglie mi ha cucinato i pupparoni e mi sono rimasto un po' posto. Mi stanno lì, mi ponevo da qua, ma ci sono qua una camminata, qua fuori ho visto un ristorante a pietra e sotto sotto, non è mago pulita. Sì, ma tutto questo che c'entra? Tu che ci fai qua dentro, scusa? E come fai ad entrare? Cagliò! E chi dà la taglia? Issi! Sono tu! Ce l'hai data tu, aglia! E come fai ad avere questa chiave? E poi stai qua dentro da quanto tempo? Sono 10 anni. 10 anni? Ricordate voi 10 anni fa, quando io dormivo fuori la panchina qua fuori e voi mi dicevate, lei vuole fare un piacere? Mi mandaste a fuori il pione ricciato. Sì, mi ricordo, quando ci mandai a fuori il pione ricciato non mi sapevo per mia moglie e tu ti hai fatto un pione per te. E da quella sera, io sto dormendo qua dentro, però recitavo la verità principale, avete trovato sempre in ordine, io vi ho trovato pure la munnezza a Cardinale, vi ho trovato pure la polizia. Chiamiamo subito la polizia! No, però ti raccomando, lascia sempre pulito il locale!
Grazie, principale. Sento quando fossero come buia, sapete quando è nuvia, non muressimo soltanto quartone. Ma lasciano sempre tutto sporco, tutto sporco. Ma dove sta il detersivo? Ah? Principale, cadeva! Mi dovete scusare, io volevo assaggiare il sugo fresco. Perdonatemi, principale. Ma come ti permetti di parlarmi in questo modo, principale? Io sono Napoleone! Oddio, come altezze ci siamo, ma siete il mio principale. Ma come ti permetti parlarmi in questo modo, principale? Io sono Napoleone! Beh, non del tutto, ma una buona parte. A botte in capo è stata pesante, visto non sta buono. Buongiorno! E chi è costui? Matusalemme? No, Matusalemme era più giovane, ma questo è Salvatore. Salvatore Matusalemme? No, Salvatore un barista vostro. Ma cresciuto pazzo principale. No, Salvatore, ha pigliato una botta in capo e si sente Napoleone. No, ma che Napoleone? Io sono Nerone! E ma a picciolo gol! L'uomo è cerina mia, Salvatore. E lui chi è? Il mio cavallo! Io? Salvatore, chi sa pigliare una botta in capo? I pazzi vanno assecondati! Fuo cavallo! Ma come faccio un cavallo? Sì! Ma che si scema! Sì! Hai ragione, tu non puoi fuo cavallo, perché tu sei un ciuccio! I ciuccio? Tu hai fatto sempre un piccolo! Voglio il cavallo! Voglio il cavallo! Ma che me la punta di foto, per caldino! Principale, ma che mamma fa? Ha già fuo cavallo, mamma fa i figli. Cavallo! Rire, che ho pregato tu cavallo. Un ro! Oh, cavallo! Salvato, ma che è successo? È successo con il principale. Ha avuto una ruota in capo. Gli ha perso il cervello. Si crede essere Napoleone. Nerone o picciolo qua. E mo come si sa fa per farlo tornare in sé? Io la soluzione ce l'ho. Un'altra botta in testa. Chi con una botta si esce pazzo e con un'altra botta si aggiusta tutto. Ma non c'è la botta ancora? Io no. C'hai, vabbè. Dove stanno? Sono chiuso a cavallo a quella parte. E mo come faccio? Immagino di parlare un cavallo in ritorno. Aspetta. Allora che ha picciolato. E c'ha un capotto, Ok, cartuccieri! Alla battaglia! Tutti via la battaglia, vai! Vai! Italiani! La dichiarazione di guerra è già stata consegnata alla nazione d'Inghilterra! A noi! Che ce ne fu? I pazzi passano a due! Cacci pubblica! Beh, andiamo alla battaglia! Vincere e vinceremo! Massimo Paletti! Sta bene! E non bisogna dare la botta a tutte e due! Facciamo una cosa, tu li distrai e io vado lì e ce l'ho una botta a capo! Questa è nera, bella! Allora, prendi i condottieri della vecchia! Tu la giugno! Bravo! Bene! Sì! E prendi anche sto risgraziato! Ma ci faccio via! Colpito! E vai! Principale! C'ho una notizia per voi! Ma quale principale? Io sono Napoleone! Bonaparte! Sì. Io vado a fare una parlata a Piazza di Spagna. Vai! Napoleone, c'ho una notizia per voi da Waterloo. Notizie da Waterloo? Sono tutto orecchie! Ah! Uè, che è successo a Napoleone? Sono state le tedesche! Ma allora era un partigiano! Camerati, a noi! Mamma Carmen, che hanno combinato? Speriamo che vada bene.
Mamma mia, caro. Ma che è stato? Che è successo? Napoleone, ma come state? Ma Napoleone è Napoleone? Ma fu stasciuto pazzo? Ah, oh, pazzo. Duce, come mi sentite? Duce esordio. Che fai con la tua mano mia? O sto cercando a stamattina, ma cara! Ma chi sono proprio sci? Ma fu stasciuto pazzo, tu e tu? Ma chi noi? Ma chi? Noi! Noi! No! Posso prendere un'altra zolletta di zucchero? Ancora? Voi già avete pigliato 7 zollette. Sì, ma sapete cos'è? Si sciolgono subito. Cameriere, 2 tè. Tè! Non vuoi da ancora? No, grazie. Basta così. Voi che prendete? Tu che prendi? Quello che prendi tu. 2 caffè. 2 caffè anche per me. Ma fammi capire una cosa, io fossi un cretino che tengo un cappello in capo e tu lo tieni. Mane, vieni a casa, cala qua, vieni qua. Vieni qua, che mi arrivo massimo in questo campo e ti metto pure la moto. Ecco qua, poi dopo. Buongiorno, sabato. Ecco, qua stanno le analisi, la radio portiere, io. Ma come stai combinato? Ma chi te l'ha messo? Ma che cosa? Oh, cappello! E chi poteva essere? Mariano! Io non so niente, io non c'ero. E se c'ero, dormivo. Non vuoi spiritoso, sabato, qua stanno le tue analisi. E che dicono? E mo le leggiamo! In un momento, principale, ma prima tutte e due, e poi tutti cima la vista venire una cosa. Ehi, come sei catastrofico! Vabbè, comunque per riservatezza poi c'ho lì cimmi e te poi c'ho di cimmi. Vabbè, tanto chi non manca capisce niente, leggiamo, Ecco qua. Allora. Ah! Che sta? È grave. Le analisi l'urina sono piene di albumina. Il sangue nelle vene qualcosa lo trattiene. Madonna mia. A Mills è tutto ombrato. Gesù. O fegata ingrossata. Un velo di sporcizia avvolge tutta la senata tale quale avvolge il vesso. Principale, ma fosse l'analisi rocessa. Peggio! Questo è il male più fetente che ci sta! E non lo potremmo lavare poco. Ma che li pigliate per mutando calzettini? Ci mettiamo un po' che i varichini. Ma che c'entra? Questo è il male dell'inquinamento, L'inquinamento, Ne parlano sempre in tutte le giornate. E quindi solamente qua può guarire solo se mangia roba naturale. Sì, con quella che ha cattato pure con quella che ci cucini. Insomma, qua come dice l'analisi, questo sta per partire. Con questa analisi chi la parte pure, guarda. Ma che c'entra? Parte nel senso che c'ha pochi giorni di vita. Uè. Ma te è una nicchia, guarda. Non fare il drammatico, peggio della situazione che ci sta. E questo è veramente, come facciamo a dirglielo? Ci ce lo dici. Ce lo dici tu. No, ci scriviamo un biglietto. E chi non usava leggere? E ci ho leggito mucci. Vabbè, glielo diciamo piano piano. Piano piano. Girati. Con disinvoltura. Sì. E allora che dicono le mie analisi? Sabato ti ha fatto un viaggio. Muoio dalla voglia di fare un viaggio. Bravo. Principale ci sta venendo incontro. Quindi sto bene. Gli analisi tutto a posto. Mi sono mai capito proprio io. Stai una favola, Salvatore! Goditi questi giorni! Che sono come... Gli ultimi giorni! Come sarebbe gli ultimi? Gli ultimi giorni prima di tornare a lavorare, capito? Cadendo bene! Come se fossero gli ultimi, capito? A mamma, Salvatore, se ne vanno sempre i meglio. Comunque, Anicchia, lì. Ma che stai dicendo? Anicchio! Sabato non ci fare caso, Mariano ha sempre voglia di scherzare!
E vabbè, principale, andate, non mettimi nella fossa comunque. Principale, datemi la permessa. Mi voglio a preparare, ma lo voglio a Cuba, in mezzo alle cubane. Ma roba tu, a Cuba e cubane? Tu non tieni manco neve in da sacca. Tu voglio solo a Montesanto, sotto a cubane. Maria, e non quello che fai lo scemo. Io mi voglio dare al divertimento sfrenato. E mi porto pure a mia moglie. A Cuba con tua moglie. È come se fossi in un ristorante e ti portassi la marena sotto il braccio. Eppure hai ragione. Sabato, vai, vatti a preparare, non perdere tempo, che il tempo è vita e tu non aspetta, vieni allora, anche, ma si fa si scuta con me, guardate pure che stai, guardate, e poi già fa questa cosa, no, è a scuola, perché chissà se siete fritti, che vengo a panare, non niente per tre, una cosa, alcuni che muoiono più minuti, e mi è andata a tu. Non voglio aiutare. Ma che veniamo che eri giudice? A vero? Uè, ma dove sta mio marito? Sta giù alla cacca. No, vuole dire che sta di là, si sta preparando per un viaggio. Ma quale viaggio? L'ultimo viaggio. Un viaggio importante, lungo, e deve andare a Cuba. A Cuba? Ma è uscito scemo! E che ci va a fare a Cuba? No, ma non va solo, si porta pure la marenna! Ma no! Vuol dire che si porta pure la moglie, a te! Ma lascialo stare, che lo voglio una da sbagliare! Sì, deve fare questo viaggio perché come se fossero gli ultimi soggiorni, capite? Lo deve vivere così! Ecco. Bello! Come se fossi solo andato! No, scendi! Un viaggio di un viaggio, gioia! Da partire. C'ha già dice la chiesa. Avete saputo qualcosa? Allora, avete saputo qualcosa delle analisi? Tutto a posto. Sta come una Pasqua. Come ho piegato la Pasqua. Qua 5 numeri, 47, o morte che parla! Che c'entra? Abbonato! Ma che stai dicendo abbonato? È buono di animo! Usando uomini. Questi due non mi fanno capire niente! È meglio che fanno capire io là dentro! Condoglianze, signore! Intanto a me mi chiagno cuore, ci va. Oh, ti chiagno cuore? Sì, Simone Salvatore. Io ci sfo. Eccomi qua, sono pronto. A già fa cose pazza a Cuba. Arovaio, tu? A Cuba? Che è questa storia di Cuba? Anna Maria, te l'ho detto. Ah, devo fare un viaggio, me l'ha consigliato il medico e anche il principale. L'ultimo viaggio. Brava Mariana, vado a fare il biglietto e quando arrivo vi mando un messaggio. Sono atterrato. L'hanno atterrato? L'hanno atterrato, manca la chiave. Ma cosa sono queste facce? Io vado e torno, mica sono morto. Io non sto capendo niente più. Voi sapete qualche cosa? Voi sapete qualche cosa? Anna Maria, sì. Calmati per piacere. Calmati. No, noi ti dobbiamo dire che siamo che andati. Che cosa? Ci hanno dato le analisi. Le analisi? Di Salvatore, calma. E purtroppo la situazione è grave. È grave. Lui ha problemi cardiaci. Cardini. Ma noi a casa uccelli non ne abbiamo. E mio marito, l'uccello, non ce l'ha. Oh, sapimmo. Ma non si tratta di uccelli, è un fatto cardiaco. Cardiaco, oh cor. Ah, oh cor. Ha da morire. E perciò, Anna Maria, che noi gli abbiamo consigliato un viaggio così a da sbariare, capisci? Fin quando, come si dice, il Signore non se lo chiama. Speriamo che lo trova sempre occupato. Ma non l'ha pigliato, come uccello? No, uccello l'ara, dice.
dice è occupato, è chiaro, Anna Maria, che noi ci auguriamo che, come si dice, che lo chiama più tardi possibile, ma intanto ci dobbiamo preparare all'evento. Vaga a chiudere a mezza serrata. Aspetta, preparare sì, ma incominciamo a pensare cosa dobbiamo fare, che so, ci dobbiamo vestire di nero. Io devo piangere. Io sono Cecova, datemi un fazzoletto! Anna Maria si dice vedova, no Cecova! Raggio fazzoletto! Ma questa è una mappina! Yes! Me l'hai scusato! Comunque io per l'occasione ho preparato un menù speciale! Che prepari? Allora, spaghetti con i secci guarniti con le cozze. Poi ci faccio due bruschette con le olive nere, perché pure loro stanno a lutto. Buongiorno! Ma che cosa sono queste facce da morto? Abbiamo avuto un lutto in famiglia. Bene! Ah, come sono contento! Ma chi sei, chef? Poi non me la cucchiarella in capo! Ma come sarebbe a dire? Sono contento, scusate! Ma no, ma perché proprio adesso abbiamo iniziato una nuova trasmissione! E come si chiama questa nuova trasmissione? La morte in diretta!